Vai. Un saluto a tutti dalla Fondazione Cogeme Onlus per il programma Pantarei, Paesaggi e Vita seguendo il fluire di un corso d'acqua. Con noi oggi c'è Mattia Brambilla del Muse. È un piacere averti qui. Piacere mio. Partirei subito con il primo input. Con te ci focalizzeremo appunto sulla nostra pianura, la pianura padana. In sintesi, volevo chiederti, insomma, una panoramica su come si possono riassumere le principali caratteristiche naturali, tra flora e fauna di questo ambiente naturale. Sì, allora, prima di tutto la pianura non è un sistema magari così omogeneo come possiamo essere portati a pensare, immaginandoci un luogo tutto piatto e tutto uguale al suo interno. Ci sono in realtà delle differenze anche importanti che sono legate un po' alla storia, ma anche alla natura dei substrati. Ad esempio, si tende a dividere la pianura in alta pianura e bassa pianura, separate tra loro da quella che viene chiamata fascia dei fontanili o linea delle risorgive. E abbiamo degli ambienti che sono tendenzialmente più asciutti nell'alta pianura e più umidi, più ricchi d'acqua nella bassa pianura. Questo già ci dà un'idea della diversità che in realtà anche in questo ambiente, che non ha certo l'eterogeneità legata ai su e giù delle montagne, comunque troviamo. Se pensiamo anche proprio ai fiumi, un po' all'elemento guida di questo ciclo di incontri, cambiano anche nel loro attraversare la pianura. Man mano che scendono, che scorrono verso il basso, la loro velocità diminuisce, il letto tende a diventare più largo, l'ossigeno disciolto nell'acqua, si abbassa e aumenta invece la temperatura. Questo ovviamente è accompagnato anche da differenze, nella vegetazione che cresce, lungo i fiumi e, ad esempio, nella fauna ittica, che abita questi ambienti. I principali ambienti possiamo dire che sono di tipo forestale, anche se ormai molto ridotti, con boschi, diciamo, mesofili come quercocarpineti nelle zone asciutte e boschi invece con specie più legate all'acqua come salici e untani lungo i fiumi. Ci sono degli ambienti molto particolari nell'alta pianura, che sono quelli delle brughiere, ormai molto ridotte di estensione, e ambienti poi invece aperti, di tipo diciamo naturale, si trovano lungo le fasce golenali, dove l'azione del fiume mantiene spesso libere diciamo da alberi e arbusti diverse aree. Tutto questo è stato ovviamente un po' stravolto dalle attività umane che nella pianura sono state particolarmente importanti e impattanti, e negli ultimi decenni anche dalla presenza sempre più massiccia di specie alloctone, cioè di specie non originarie del contesto, ma che arrivano da altri paesi e molto spesso da altri continenti e che in qualche caso hanno veramente occupato l'ambiente, in qualche modo anche stravolgendolo e cambiando le catene alimentari. Rimangono però dei valori naturalistici molto elevati. Ad esempio, presso molte zone umide, che sono veramente spesso dei veri santuari di biodiversità per la ricchezza di specie di animali e di piante che vi si trovano, ma anche nelle foreste residue, che spesso sono ubicate lungo le valli dei fiumi, o anche i fiumi stessi, quelli che sono meno alterati dall'azione dell'uomo, hanno ancora dei valori molto, molto importanti in termini naturalistici. Così come gli ultimi scampoli di agricoltura non intensiva, cioè dove ci sono ancora coltivazioni su piccola scala, con rotazione di colture differenti, con presenza di siepi o di altri elementi marginali. Per quello che riguarda un po' gli animali, mancano magari in pianura delle specie carismatiche, come quelle che siamo abituati a pensare quando pensiamo alle montagne o alle foreste estese. Ci sono però tante specie in realtà importanti, alcune specie sono proprio endemiche, cioè presenti solamente anche nella regione della pianura padana, come la rana di lataste tra gli anfibi, che è presente proprio solamente nel nord Italia e in zone assolutamente contigue al nostro paese, alla porzione appunto della pianura padano-veneta, oppure alcuni pesci come la lampreda padana, alcuni barbi, la trota marmorata, che insomma sono presenti esclusivamente o prevalentemente nella pianura padana. Ci sono alcune specie anche che stanno meglio adesso di come stavano 50 anni fa in pianura, grazie al miglioramento delle condizioni anche nei territori circostanti. È il caso ad esempio dei carnivori come il lupo, che da qualche anno è ricomparso addirittura in alcune zone planiziali, lungo il Po e lungo il Ticino.
o del picchio nero che dalle foreste montane e collinari si sta, diciamo, espandendo verso il basso, arrivando a colonizzare anche le foreste residue sulla pianura. Chi invece sta male, se la passa peggio, sono gli uccelli legati alle coltivazioni, quindi all'ambiente agricolo, specie come la allodola, il saltimpallo, la verna piccola, un tempo erano molto comuni, ma a causa dell'agricoltura intensiva sono ora molto più rarefatte e molto meno abbondanti di quanto non fossero fino a qualche decennio fa. Certo, tra l'altro ecco, si è parlato di biodiversità, volevo chiederti un po' qual era il valore della biodiversità in questo paesaggio, soprattutto in un contesto, molto urbanizzato e molto legato all'agricoltura. Sì, sicuramente appunto queste pressioni che derivano dalla forte urbanizzazione e dalla presenza di un'agricoltura assolutamente, diciamo, industrializzata, quindi molto intensiva e su ampia scala, determinano condizioni non facili per molte specie. Però, nonostante questo assedio, diciamo, la biodiversità anche in pianura riesce comunque a mantenere dei valori spesso elevati. Un po' vi ho già parlato appunto delle zone umide, delle foreste riparie, ma ci sono in realtà valori importanti anche, come chiedevi tu, giustamente in zone agricole e talvolta anche in zone urbane. Ad esempio, per quanto riguarda le prime, quindi le aree coltivate, una volta c'erano diversi tipi di agroecosistemi, quindi diciamo ambienti risultanti dalla combinazione tra caratteristiche naturali e coltivazioni che offrivano habitat molto, molto validi per numerose specie. Seminativi appunto per specie di uccelli come l'allodola, la quaglia, diverse specie di averve, lo strellozzo, alcuni rapaci. In qualche caso ci sono ancora delle buone popolazioni dove sono rimasti degli ambienti gestiti in modo non intensivo. Se pensiamo alle risaie, poi, fino a qualche decennio fa, quando la gran parte delle risaie erano coltivate venendo allagate all'inizio della primavera, questi ambienti supportavano delle popolazioni molto importanti di diverse aironi, in particolare della nitticora. Ma anche offrivano condizioni idonee alla sosta a decine di migliaia di limicoli, cioè dei piccoli migratori, uccelli migratori legati ad acqua bassa, che in primavera si spostano dal quartiere di svernamento in Africa verso quelli di nidificazione in Nord Europa. Adesso il fatto che molte risaie siano coltivate con la tecnica, diciamo, in asciutta, cosiddetta, si sono perse queste condizioni idonee per alcune specie, ma dove le risaie sono ancora allagate regolarmente, continuano comunque a sostenere specie importanti. In città invece abbiamo assistito negli ultimi decenni alla colonizzazione da parte di diverse specie che un tempo non erano presenti o lo erano in modo molto più sporadico. Si tratta sia di specie forestali come possono essere il colombaccio, il picchio rosso maggiore, il picchio verde, il picchio muratore nei parchi urbani principali, ma anche di specie legate a pareti rocciose, specie che potremmo definire eropicole, che hanno trovato nei palazzi alti delle città un surrogato alle pareti rocciose delle montagne. Nel caso del falco pellegrino, ma anche del rondone maggiore o del codirosso spazzacamino, che sono meno famosi rispetto al falco, ma che anche loro, come diciamo, provenienza, condividono con lui l'ambiente delle pareti rocciose. Ci sono invece delle specie che sono, potremmo definire tipicamente urbane, perché da migliaia di anni ormai associate all'uomo, che hanno subito invece un calo nelle città. Il caso, ad esempio, del balestruccio, che è una specie di rondine, una piccola rondine, proprio più legata agli ambienti urbani, ancora più legata rispetto alla rondine, che magari è più associata alla campagna. Il balestruccio è una specie che invece negli ultimi decenni appare in calo, quindi anche nelle città la situazione è dinamica e paradossalmente abbiamo delle specie che erano legate esclusivamente ad altri ambienti fino a pochi anni fa, che adesso in città vanno bene, e specie che invece da migliaia di anni coabitano con l'uomo, che adesso si trovano in difficoltà. Ok, restando sulla parte urbana, urbanizzata di questo ambiente, volevo porti anche insomma, una riflessione. È recente il nuovo rapporto ISPRA sul consumo di suolo, è stato proprio presentato
è a metà luglio. Dal tuo punto di vista, analizzando anche un po' i dati presentati, come si sta evolvendo questo fenomeno, che purtroppo continua ad essere molto invasivo, ecco. Sì, Carlo, hai toccato chiaramente un punto chiave per quello che riguarda la biodiversità e non solo delle pianure. Infatti le pianure sono le aree dove il consumo di suolo è massimo, è più elevato sia in termini di quello che è stato negli anni passati, quindi di quanto si è già consumato, sia di trend attuale, perché sono ancora gli ambienti dove il consumo di suolo tende a crescere di più. Teniamo presente che in regioni come Veneto e Lombardia qualcosa come ormai il 12% della superficie di suolo è stata consumata. Cosa vuol dire consumata? Vuol dire artificializzata, quindi coperta con case, strade, posteggi, centri commerciali, capannoni, altro ancora. E cosa succede con questo? Beh, alcune conseguenze sono molto facili da percepire sotto gli occhi di tutti. Questo suolo diventa incapace, ad esempio, di assorbire l'acqua, di infiltrare acqua, e quindi ci ritroviamo incapaci di gestire gli effetti di piogge abbondanti, come è successo anche pochi giorni fa. Ci sono degli effetti facilmente intuibili anche sulla biodiversità. Continuare a consumare l'ambiente, a frammentarlo, fa sì che molte specie si ritrovino a vivere in habitat che sono sempre più isolati tra di loro, sempre più piccoli. Questo ovviamente aumenta il rischio di estinzione per molte specie, perché diventano legate a contesti molto piccoli in cui non possono esserci popolazioni abbondanti e in cui gli scambi anche di individui con altre popolazioni, che in molti casi sono fondamentali per la loro sopravvivenza, diventano impossibili a causa della presenza di questi ambienti fortemente alterati dall'uomo. In più, insomma, questo porta a un calo generale dei servizi ecosistemici, quindi oltre all'incapacità di assorbire acqua, perdiamo anche, insomma, produzione agricola, la capacità di immagazzinare carbonio, di controllare l'erosione del suolo, perdiamo ambienti fondamentali per gli impollinatori. Insomma, calano un po' tutti i servizi ecosistemici e cala anche la qualità della vita di chi abita nelle pianure con questo consumo di suolo che non si riesce di fatto, nonostante tanti sforzi, ad arrestare. Vero, tra l'altro per concludere vorrei lasciarti un ultimo input di riflessione chiedendoti che valore assume l'acqua nel contesto della pianura. Qualcosa hai già accennato all'inizio del tuo intervento, vorrei chiederti magari qualcosa di più. Sì, chiaramente l'acqua è fondamentale. Se pensiamo anche alla storia delle nostre pianure, della pianura padana in particolare, sono pianure alluvionali, quindi le loro caratteristiche sono dall'origine proprio determinate, comunque legate all'azione dei fiumi. L'acqua è una ricchezza imprescindibile, noi lo diamo per scontato tantissime volte, però anche il fatto che da un punto di vista economico le regioni della pianura padana siano così floride è in gran parte favorito anche dall'abbondanza di acqua, che ha un ruolo chiave sia per l'agricoltura che per l'industria, quindi è un elemento, diciamo, basilare, è spesso, insomma, un po' maltrattato nonostante la sua importanza. Da un punto di vista naturalistico, anche qui si è già capito anche da quello che vi ho detto prima, perché spesso è un elemento sottinteso a molti dei discorsi già fatti, è fondamentale. Molti ambienti naturali, molte delle specie più preziose, più particolari che si trovano in pianura padana, sono direttamente o comunque strettamente legati all'acqua. L'acqua crea ambienti in continuo, tiene in vita ecosistemi particolarissimi, è l'ambiente fondamentale per moltissime specie. Insomma, ha sicuramente un ruolo chiave e probabilmente dovremmo imparare un po' di più in generale a vederla proprio come una risorsa preziosissima di cui dovremmo avere anche più rispetto e cercare di valorizzarla al meglio anche per quelli che sono
i suoi apporti in termini proprio di conservazione e di possibilità di garantire un ambiente bello, sano, ricco e vario in cui vivere. Direi che questo aspetto è sicuramente determinante, come spiegavi bene tu. Io approfitto per ringraziarti per la tua disponibilità. Grazie a te. Noi ci vediamo con i prossimi appuntamenti di questo programma e alla prossima. Grazie. Grazie. Ciao Carlo e ciao a tutti. Ciao ciao.